la primissima imitazione. Poi, in preda a un trance artistico, cominciai a snocciolare delle altre. E la seconda riguarda voi qui di questo teatro, perché feci un altro personaggio, un altro allenatore, diverso da Maldini, un gentleman, un uomo che nel calcio veramente è fuori luogo, perché con l'aplomb, col sorriso, con uno sguardo ti fa capire di che pasta è fatto e di che cultura soprattutto. Sto parlando di Carlo Mazzone. È stato allenatore del Brescia. Carlo Mazzone. Un uomo che in campo cura prima di tutto l'eleganza. In quelle tute, che a volte sono anche tute di altre squadre, ma che gli frega lui? Sono comode! Ecco, pensate, un romano, come Carlo Mazzone appunto, romano, romanista trasteverino di Roma, che fino a 3 anni fa allenava il Brescia. Adesso uno dice, beh, un allenatore va dove lo chiamano, un allenatore è uno zingaro, va da tutte le parti, anche all'estero, dove lo chiamano va. E quindi Mazzone, romano, romanista, trasteverino di Roma, è venuto anche qui a Brescia, oltre a tutta l'Italia, ne ha fatte di panchine. Ecco, però a Brescia c'è un entusiasmo abbastanza particolare, l'ambiente è sempre caldo, è una squadra che lotta sempre, soprattutto quando c'è il derby con l'Atalanta, i bergamaschi. Ecco, sì, capisco, però adesso quando c'è Atalanta-Brescia, insomma, il clima è piuttosto surriscaldato, anzi direi che è rovente. E questo romano, romanista trasteverino di Roma, impassibile, impeccabile, affronta il derby come se fosse sempre vissuto in questa zona, come se conoscesse tutto di queste due squadre. Vi ricordate quel derby dove lui con una corsa sciolta andò verso la tribuna degli atalantini? Lasciate, sono tranquillo, lasciate. Fidena! Nel frattempo è iniziata la partita, il derby. E lui già era surriscaldato. E il derby anche in campo. Sentiva l'atmosfera, i giocatori poi durante le partite già parlano. Pensate in un derby, Atalanta-Brescia. I giocatori che si parlano. E Mazzone? Ma che cazzo sta da dì? Fatemi capire! Sono l'allenatore vostro, fatemi capire, tu vieni qua, che sei dei nostri. Sì mister. Come ti chiami? Hübner. Che sei austriaco. Mortacci. Insomma, feci l'imitazione, non arrivò nessuna telefonata, ma andando allo stadio con mia moglie Elena, che avrete capito che è sempre in mezzo ai coglioni, che non mi molla mai, andando allo stadio in mezzo alla fiumana di persone, proprio all'entrata prima della partita, alle mie spalle sento "Aaah!" Detto mia moglie, non girarti, accelera. Mi fa, perché? Tu non dimmi perché, non gira. Scusa un attimo, sono girato e ho detto "Oh Carlo, chiamami Carletto". Carletto, Carlo, non mi chiamare. Che fai, mi per culo? No, ho fatto una... Hai fatto quello che non dovevi fare! Guarda che chi mi pia in giro, chi mi pia per culo, lo castigo! Quando stavo a Roma, a Trigoria, c'era uno che girava di notte, non dormiva mai, dava fastidio a tutti i calciatori! Un altro ha acchiappato e dico, vieni qua, figlio della mia! Come ti chiami? Fonseca! La coniglio, l'ho cacciato via! Ma tu vieni qua, no! No, Mazzone,
C'è mia moglie, signora, molto lieto di conoscerla, incantato, lei è una bellissima signora, molto piacere. Vieni qua, figlio della mignotta. È grosso, dico, stiamo calmi. So calmo, appena mi sono avvicinato, mi ha brancato per una spada e ha detto, tu a me non mi piaci, anzi mi fai schifo, ma piaci tanto a mia moglie, fammi una foto, fammi.